vittima avesse frequentato, avesse una relazione con la propria moglie, dalla quale poi successivamente si è pure separato, perché la moglie dell'omicida è ormai, diciamo, addirittura in Germania, perché appunto, siccome era stato violento in varie circostanze, infatti abbiamo anche qui una denuncia fatta dall'ex moglie, diciamo, dell'omicida, perché appunto l'aveva malmenata e gli aveva cagionato dei danni, già un paio d'anni fa, quindi avevano formalizzato questo, quindi c'è stato sempre questo conflitto. D'altra parte si conoscevano, quindi erano, diciamo, vecchi conoscenti, anzi si frequentavano all'epoca, e la sera precedente hanno avuto un diverbio perché si sono sentiti, ecco perché noi siamo riusciti, grazie ai telefoni, a individuare il numero telefonico dell'omicida, perché dal telefono della vittima noi abbiamo visto le telefonate che lui ha fatto la sera prima, perché appunto dalle testimonianze della moglie si erano sentiti e si erano visti. E la mattina c'è stata questa replica perché verosimilmente lui voleva farsi aiutare dal carpentiere a trovare qualche attività, eccetera, perché almeno questo sembrerebbe dalle testimonianze che abbiamo raccolto lì vicino. Comunque c'era un conflitto che era, diciamo, pensando più o meno a quanto di cosa? Della 3-4 anni che 2013. Sì, 2013 dovrebbe essere stata la prima scintilla, no? Diciamo, i primi litigi o incomprensione scaturite da questa sua affermazione, oppure, ecco, voglio dire, siccome poi anche nel 2015 è stato denunciato proprio dalla sua ex moglie per violenza, evidentemente lui era prevalentemente un uomo violento, quindi magari era anche un po' fissato particolarmente geloso, solo che si insegava la sua gelosia in maniera non chiaramente. Però nonostante questo conflitto si frequentavano? No, perché lui è tornato il 10 luglio, diciamo, è andato a cercarlo proprio questi giorni. Ma in passato era stato residente a te? Sì, in passato, proprio quando si frequentavano, infatti è rimasta, diciamo, qualcuno visto stamattina, cioè voglio dire, sui vecchi documenti risulta che è stato residente a Terni l'omicida. Lui era tornato il 10 luglio, sì, tramite Bari. Era convinto che la vittima, vecchio amico di famiglia, avesse avuto in passato una relazione con la sua ex moglie. Ora in Germania, Kutim Beli, albanese di 60 anni, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso a Terni a colpi di pistola il suo connazionale Demir Hisseni, 49 anni. Sarebbe questo il movente del delitto, secondo quanto appurato dai militari del reparto operativo nucleo investigativo di Terni. Beli è stato bloccato al porto di Bari mentre cercava di imbarcarsi per il suo paese di origine. Secondo gli investigatori, a spingere Beli ad attendere il carpentiere sposato e padre di 3 figli sotto la sua abitazione e poi a sparargli dopo una lite in strada sarebbero stati motivi passionali. Ma il 60enne operaio saltuario, che aveva già abitato a Terni con la moglie fino al 2013, negli ultimi giorni avrebbe anche chiesto aiuto all'amico nel trovare lavoro in città, ricevendo un rifiuto dal connazionale. Questi infatti non avrebbe più voluto avere rapporti con lui. Nei primi 6 mesi dell'anno in Umbria sono stati registrati quasi il triplo dei casi di morbillo riscontrati in tutto il 2016. 70 da gennaio a giugno 2017, mentre in tutto il 2016 erano stati 25. A sottolinearlo è il dottor Stefano Ricci, direttore dell'unità organica di neurologia degli ospedali di Città di Castello e Gubbio Gualdo della USL 1, il quale ricorda che la più grave complicanza del morbillo è la panencefalite sclerosante subacuta, sottolineando come la sua eradicazione si può ottenere solo incrementando le vaccinazioni. Ricci ha quindi spiegato che la SNO, Società di Neuroscienze Ospedaliere, del cui direttivo fa parte, promuove e incoraggia la vaccinazione antimorbillosa su larga scala nel paese allo scopo di combattere questa malattia. Musiche originali e sonorità dal mondo per un concerto tutto dedicato alla promozione della cultura della pace.
È stato questo ieri sera a Bastia Umbra, al Prato dei Bastioni della Rocca Baglionesca, ad esibirsi il trio Peregrin Andri con la speciale partecipazione di Toni Esposito. Sul palco sono saliti artisti di calibro e di fama internazionale guidati dal flautista umbro Andrea Ceccomori, Matt Hedberg, chitarrista svedese, e la violinista tedesca Regina Mudrik, ospite fuori programma, hanno suonato insieme a Marco Testoni, compositore e percussionista. Sul palco è poi salito Toni Esposito con gli strumenti a percussione che sono stati protagonisti del palco. Momento particolare è stata la consegna della bacchetta della pace avvenuta per mano di Andrea Ceccomori alla presenza di Stefano Lollini del Centro per la Pace di Assisi. Il concerto si è poi concluso con il bellissimo inno di pace suonato da tutto il gruppo. Tutto pronto per l'edizione 2017 di Solomero, festa rinascimentale. Da venerdì 21 a domenica 30 luglio, infatti, il borgo del comune di Corciano torna indietro nel tempo e viene invaso da menestrelli, giocolieri e giullari che con la loro arte popoleranno le vie del paese ricreando un'atmosfera unica e suggestiva. Solomero, festa rinascimentale, non è solo una festa dove poter degustare le prelibatezze locali, ma anche e soprattutto un festival di iniziative, buona musica e intrattenimento, un rito che si rinnova, una sana pratica del buon vivere che ripropone giochi, canti e le più diverse forme d'arte che contraddistinguono la cultura locale. La festa è frutto dello sforzo organizzativo svolto dalla Società Filarmonica di Solomeo e da tutti gli abitanti del paese che hanno fatto della promozione della propria realtà e del territorio circostante la costante del loro intenso lavoro. Nel bellissimo borgo di Solomeo, incastonato nelle dolci colline lungo il torrente Caina, a pochi passi da Perugia, dal 21 al 30 luglio prossimo si svolgerà quindi una delle feste più caratteristiche del panorama umbro. Le mura dell'antico castello, illuminate da centinaia di fiaccole, faranno da cornice ad un'atmosfera tipicamente conviviale, dove artisti di strada e musici accompagneranno l'ora della cena. Il mio nome è Kubo. Se dovete distrarvi, fatelo ora. Fate molta attenzione a tutto quello che vedete, non importa quanto strano possa sembrare. Se battete le ciglia, anche solo per un attimo, il nostro eroe perirà. Con queste parole comincia Kubo e la Spada Magica, il quarto film firmato Laika, casa di produzione di film d'animazione stop motion. È un'opera cinematografica di Travis Knight. La pellicola sarà in programmazione il 20 luglio 2017 al Frontone Cinema di Perugia alle 21.30. Così come Coraline e la Porta Magica non era esattamente un simpatico film per bambini o il più recente Box Trolls, le scatole magiche mostrasse dei personaggi davvero brutti ed inquietanti, Kubo e la Spada Magica è nettamente diverso dai soliti cartoni che la Disney ci propone, amorevoli, molto teneri, super carini, belli e decisamente per bambini. Travis Knight, CEO di Laika, quest'anno debutta alla regia e ci racconta la storia di Kubo, un ragazzino dai lunghi capelli neri, un solo occhio e tanto, tanto coraggio. Kubo è l'uomo di casa, è lui a prendersi cura della mamma, che sembra non essere mai davvero presente, persa nella nebbia di quello che ricorda e quello che ha dimenticato. Per guadagnarsi da vivere e nutrire sé la mamma, Kubo scende ogni giorno nella piazza della città e, armato del suo Fido Shazimen, una sorta di liuto e di fogli di carta, racconta delle storie incredibili. Gli origami che Kubo presenta prima di uscire al suono delle corde del suo strumento prendono vita ed entusiasmano il pubblico che si raccoglie attorno a lui per sapere cosa avrà da dire questa volta. Ma le storie non hanno mai una fine. Quando il sole tramonta, Kubo corre via, torna immediatamente dalla madre. Kubo non deve mai rimanere fuori dopo il tramonto. Promettilo, una volta che il sole sparisce dietro l'orizzonte, infatti, il perfido nonno di Kubo si aggira per la terra alla ricerca del nipote per strappargli via l'altro occhio. Ti serve una mano? No, no, no.